Gentili telespettatori, buonasera. Le immagini che vedete sono, si riferiscono alla telecronaca registrata dell'incontro fra la Juventina Gela e l'AC Reale, valevole quale spareggio per la promozione nel campionato di C2. La partita si sta per iniziare sul campo neutro di Siracusa al De Simone, che come mostrano le immagini è gremito da tifosi della Cireale e della Juventina giunti qui, si può dire, con ogni mezzo. È stato anche allestito un treno speciale che è partito da Cireale portando un migliaio di tifosi a Siracusa. Anche da Gela comunque i supporter non sono stati da meno, hanno voluto essere presenti a quest'ultimo appuntamento della stagione. Come sapete, se ne è parlato moltissimo in questi giorni, non sono mancate le polemiche sulla disputa di questo spareggio. In un primo momento infatti il campionato aveva visto la Juventina vincere con un punto di vantaggio grazie al successo a tavolino dato lei in un primo tempo dalla federazione per l'aggressione subita da Runza a Barcellona prima dell'inizio della partita, un'aggressione seguita alla quale Runza poi non era sceso in campo. Quell'incontro si era concluso in parità. Poi però il verdetto è stato ribaltato, riaffermando il risultato maturato sul campo, facendo così giungere a pari punti AC Reale e Juventina. E oggi si giocano tutto a una stagione in uno spareggio crudele, difficile, spareggio che tra l'altro giunge naturalmente in ritardo su quelli che sono i tempi soliti. Siamo ormai in piena estate, le squadre avevano già cominciato a pensare alla prossima stagione, soprattutto la Juventina, i cui giocatori erano andati in vacanza. Poi la notizia, e adesso sta per cominciare questa partita. Vi dico subito che arbitro dell'incontro è il signor Zuccolini di Reggio Emilia. Ed ecco gli schieramenti in campo, la Cireale nella consueta tenuta granata con pantaloncini bianchi, la Juventina in maglia rosa-nero. Comincia adesso la partita. La Cireale gioca con Vaccaro, Carnà, Galfano, Policardi, Matarazzo, Barone, Moncado, Chico Di Stefano e Guzzetti. La Juventina risponde con Cascino, Pausata, Zuppardo, Ferrigno, Decento, Runza, Di Mauro, Buonincontro, Di Dio, Satorini, Docente. Parte adesso la punizione, ma l'arbitro fa riprendere il gioco. Abbiamo anche i giocatori della panchina della Cireale con i numeri di maglia, e sono Sestito col numero 12, Valentino col 13, Signorello col 14, Manca col 15, Amato con il 16. Per quanto riguarda invece la Juventina non ci sono stati forniti i numeri dei panchinari, comunque sono Cerri il portiere di riserva, poi Scerra, Pistritto, Dominante e Floridia. Allenatori Busetta per la Cireale, mentre sulla panchina della Juventina siede Di Dio. Anche su questa situazione sono state polemiche in passato, queste ultime settimane. Mentre c'è adesso un attacco della Cireale, c'è un cross, esce Cascino e poi allontana definitivamente Pausata. La Cireale che è partito in attacco, fallo laterale battuto da D'Agostino. Scambia con Di Stefano, il cui tocco di ritorno però non riesce a raggiungere D'Agostino, fallo laterale questa volta per la Juventina. Battuto. Tenta di andar via Di Mauro, la palla gli viene messa in fallo laterale, ancora Di Mauro, intervento duro di D'Agostino, l'arbitro va a richiamarlo verbalmente. Massima attenzione
oggi in campo e fuori delle forze dell'ordine per evitare incidenti. Tutto fino a questo momento è andato nel migliore dei modi. Va a scusarsi D'Agostino con l'avversario. Primissime fasi di gioco molto spezzettate. È ovvio che il signor Zuccolini vuole evitare ad ogni costo che la partita gli sfugga di mano. Battuto il calcio di punizione, c'è un colpo di testa di Materazzo, palla allontanata, Carnà, però serve involontariamente Di Mauro. Gioco confuso, c'era stato un contrasto fra Policardi e Di Dio, poi il successivo tocco di Di Mauro va a fondo campo. Sale l'incitamento delle due tifoserie e Materazzo che scambia con Vaccaro. Lungo rinvio con i piedi, tocca di testa Moncado, la palla non giunge però a Barone, la mette a terra dalla parte opposta di Dio, tenta di scambiare con Docente, non riesce però il triangolo fra i due, e sul successivo rinvio nulla da fare per la Gireale. Va lentamente a recuperare palla Zuppardo. Assenze importanti da una parte e dall'altra, soprattutto nelle file della Juventina, dove non c'è Gigi Cavaro, elemento fondamentale nella manovra della squadra gelese, così come manca Rizzari, l'attaccante più prolifico della Juventina. Nel file Cirale invece non gioca Cannavò. C'è intanto un lancio in direzione di Barone, anticipato benissimo da Runza. Fallisce il tocco Docente, difende bene la palla Chico, poi la scambia con Carnada, questi a Materazzo che apre dalla parte opposta. Riceve palla al centro del campo Di Stefano, cambia con Chico, lungo lancio in direzione di Galfano, due avversari su di lui, lo ferma. Buon incontro, poi commette fallo lo stesso Galfano ed è punizione per la Juventina. 5 minuti di gioco, 0-0, ancora le due squadre non hanno costruito occasioni da rete degne di nota e i due portieri sono rimasti praticamente inattivi. Prova adesso a venire avanti la Juventina, anticipo su buon incontro, è Chico che manovra palla, tenta di pescare Di Stefano, il suggerimento però è impreciso. Tocca adesso allora alla Juventina, c'è un fallo di Moncado, poi c'è una reazione di Runza che aveva subito il fallo. L'arbitro interviene immediatamente. Calcio di punizione comunque in favore della Juventina. Runza ripiglia il suo posto. Si lotta accreditamente a centrocampo. Docente commette fallo. Su Moncado, battuta la punizione, Carnà.
tocca indietro a Vaccaro, che con le mani apre verso D'Agostino. Di Stefano si gira, si libera di un avversario, si allunga però troppo la palla, interviene pausata per un attimo, la palla giunge però a Chico che tenta un lungo suggerimento verso Galfano, tocca indietro, buon incontro per Cascino. Sbagliato il suggerimento di Runz, poi Barone lancia in direzione di Chico, posizione irregolare, calcio di punizione per l'offside del numero 9 della Cireale. Tutto è pronto perché questa punizione possa essere battuta. Manovra palla Zuppardo, tenta di andare via in velocità, lo ferma Barone. Poi pausata, apre verso... C'è un fallo di mano, prontamente rilevato da Zuccolini. Calcio di punizione in favore della Juventina. Partita sino a questo momento decisamente corretta. Vediamo come la Juventina cercherà di approfittare di questo tiro fermo. La distanza non è tale da consentire un tiro agevole in porta. Comunque è fittissima la barriera di giocatori della Cireale. Apertura verso Runza, gran tiro e palla alta, siamo al nono minuto ed è la prima azione di un certo rilievo dell'intero incontro. Molta attenzione a mettere la palla a terra. La Cireale sta studiando i suoi avversari, non tanto perché le squadre non si conoscano, un campionato lottato testa a testa, infatti fa sì che le due formazioni conoscono praticamente tutti i segreti l'una dell'altra, ma bisogna vedere in che stato di forma le due squadre sono giunte a questo appuntamento. E quanto possano pesare le assenze da una parte e dall'altra. C'è intanto la Cireale che cerca di venire avanti con uno scambio fra Barone e Galfano, bloccato però, riparte la Juventina, ma l'alleggerimento non trova centrocampisti attaccanti della squadra della formazione gelese pronti a trasformare in azione d'attacco. Il rinvio, tutto sfuma, fallo laterale per la Cireale. Lo batte D'Agostino verso Carnà, tenta un suggerimento al centro dell'area per qualche compagno, la palla però è troppo lunga e si perde sul fondo. 0-0, 11 minuti di gioco. Molti gli osservatori presenti qui a Siracusa per seguire i giocatori che si stanno dando battaglia sul campo, fra gli altri anche il presidente del ex Atletico Catania, ora Atletico Leonzo, Tabita. C'è anche il professor Salvo Bianchetti del Catania. Non riesce, tentativo di costruzione di azione d'attacco della Juventina, va via Guzzetti, viene fermato in fallo laterale. Ancora D'Agostino verso Chico, troppo alta la palla, Ferrigno
per Zuppardo che rinvia, ma è la Cireale che sembra voler accelerare, anche se in questo momento la Juventina ruba un ottimo pallone con Satorini e poi tenta un lungo lancio in direzione di Docente. La palla però è fuori misura. Tenta adesso Chico di farsi strada, però tocca la palla con un braccio, come fa rilevare il guardialine. Prontissimo Zuccolini, fischia il calcio di punizione in favore della Juventina. Fa abbastanza caldo oggi qui a Siracusa, c'è una leggerissima brezza. C'è un tocco verso Docente, rientra su di lui D'Agostino, raddoppia Carnà, poi Zuppardo, c'è un fallo di Carnà che va a scusarsi con Zuppardo, calcio di punizione in favore della Juventina. Rimane a terra Zuppardo, dolorante. Viene soccorso da medico e massaggiatore. E c'è adesso questo calcio di punizione mentre Zuppardo si rialza e può riprendere il suo posto nello schieramento difensivo della Juventina. È Ferrigno che si incarica del tiro di punizione, palla spiovente in aria, troppo lunga, esce Vaccaro e blocca. Il rinvio di Vaccaro giunge a Moncato che lo tocca di testa, però è sempre la Juventina in questo momento a manovrare. Satorini riceve un bel pallone da buon incontro, da Runza anzi, cioè serve al centro dell'area, si gira, buon incontro, ben servito da Docente, però perde l'attimo giusto per poter battere a rete. 15° minuto, la Juventina si avvicina pericolosamente alla porta di Vaccaro. Fallo laterale per la Cireale, battuto come sempre da D'Agostino. La palla però si perde sul fondo. Anzi, c'era un fallo commesso dagli attaccanti della Cireale, battuto il relativo calcio di punizione. Un attimo di respiro, lo tirano anche le due tifoserie. Carnà di testa per D'Agostino, poi c'è un ottimo anticipo di Zuppardo, irregolare dice l'arbitro, calcio di punizione per la Cireale, già battuto. Chico tocca per D'Agostino, il cui tentativo di cross viene anticipato, ma caparbiamente riconquista palla lo stesso D'Agostino, poi Carnà scambia con Di Stefano, Moncato, due uomini su di lui, si libera benissimo Moncato, da a Barone, posizione di fuorigioco, non di Barone che era partito prima, che era partito in posizione regolare, quanto del numero 11 Guzzetti che al centro dell'area era al di là dello schieramento dei difensori della Juventina. Zuppardo riceve palla ancora
poi preferisce toccare indietro per evitare rischi maggiori. Come detto, squadre molto attente a non commettere errori, soprattutto a dosare le proprie forze. Buon lavoro di Ferrigno al centro del campo, lancio in direzione delle punte ma intercettato da Galfano. Poi c'è un intervento probabilmente a gioco pericoloso, lasciato correre dall'arbitro. Il lancio in direzione di Buonincontro viene intercettato da Materazzo. Adesso è Chico che manovra, cede il pallone a Moncado, lancio lungo in direzione di Guzzetti che va sul fondo, riesce a crossare. Non ci sono però compagni pronti ad approfittare di questa buona iniziativa di Guzzetti. Sfuma l'opportunità offensiva così per la Cireale. Non trattiene Ferrigno, la palla ancora per la Cireale. C'è un fuorigioco anche qui, non di Barone ma di Guzzetti. Trappola del fuorigioco fatta scattare dai giocatori della Juventina. C'è un fallo di Didio su Policardi. Battuta la punizione, Chico affrontato da Di Mauro, contrasto fra i due. Sulla palla Ferrigno, poco più indietro. Satorini, vediamo, tenta il tiro invece Docente, la palla si infrange sulla barriera, nulla di fatto. Tocco indietro di Pausata a Cascino. Carnà commette fallo su Docente a detta di Zuccolini. Ancora un calcio di punizione. Come detto, poche emozioni fino a questo momento. Tentano di dare gli ultra una scossa ai propri beniamini. Svanisce intanto anche questa opportunità per la Juventina, che però riprova sulla sinistra con un buon lavoro di Buonincontro. Docente apre per Di Mauro, palla sul sinistro, tiro alto e fuori bersaglio. Tutto questo al 22esimo. Si era sviluppata bene l'azione offensiva della Juventina, che però in fase conclusiva ha sprecato tutto. Tutto da Materazzo, la rimessa da fondo campo. Il fallo laterale sta per essere battuto da Galfano. Lo effettua in maniera irregolare. Attentissimo Zuccolini. Cambio dunque. Va a battere Ferrigno. Satorini, molto allarga il gioco, molto elegante Satorini, il suo modo di giocare. Zuppardo serve Docente, su Zuppardo va in ripiegamento Barone, poi Zuppardo si libera di un paio di avversari, la palla è per Satorini, cross al centro dell'area, spazzano i difensori della Cirale ma ancora la Juventina che insiste, poi sfuma il tentativo di Zuppardo, tenta il contropiede la Cireale, c'è in fuorigioco Barone ed è visto come
i difensori della Juventina facciano scattare la trappola del fuorigioco mettendo in offside ora Barone, ora Guzzetti, che sono gli uomini più avanzati nello schieramento della Cireale. Santorini, c'è però questa palla di buon incontro che intendeva servire Docente, riesce a intercettare la difesa della Cireale, ma è sempre la Juventina che sta tenendo il controllo della palla. Gran lavoro di buon incontro che serve benissimo Docente, che non controlla, non sembra in grande condizione fisica Docente, che già è apparso in più di un'occasione lento nel ricevere i suggerimenti dei compagni. Materazzo, Policardi in avanti, riceve Chico, si sgancia D'Agostino, ma Chico serve Barone. Poi c'è una ottima palla per Moncato, sul quale rinviene la disperata Runza, che lo contrasta al momento del tiro. Sembra essersi vivacizzato l'incontro in questa fase centrale del primo tempo. Siamo giunti al 26esimo quasi. Barone rinviene su di lui Decento, calcio d'angolo in favore della Cireale. È il primo calcio d'angolo dell'incontro, si appresta a batterlo Chico. Parte adesso il tiro dalla bandierina. Cascino blocca la palla con sicurezza, anche perché non era pressato da avversari. Dopo aver scambiato con un compagno, con tutta calma il portiere della Juventina rilancia adesso con i piedi, va oltre la metà campo, il rinvio del portiere, saltano Docente e Carnala, meglio Carnà, ed ecco che la Cireale tenta questo affondo. Suggerimento però è impreciso, non può arrivarci Barone. Fa un buon lavoro Zuppardo, poi la palla però esce oltre la linea bianca, reclama per un presunto calcio di punizione Zuppardo. Intercetta palla centrocampo Satorini, poi Di Dio, che però viene contrastato in maniera vittoriosa da Policardi. Colpo di testa di D'Agostino, poi Barone va alla caccia della palla su Cascino in uscita, alla meglio però il portiere. Riprende così la Juventina a macinare il suo gioco. Ferrigno allarga in direzione di Zuppardo sulla destra. Zuppardo osserva lo schieramento dei compagni, cede poi a Di Mauro, anticipato molto bene da D'Agostino, che poi serve Moncato. Lungo lancio di Moncato in direzione di Chico, impreciso però. Cascino a Runza, Docente, Zuppardo, Di Mauro, ancora Zuppardo. Di Stefano interviene e mette la palla in fallo laterale. Docente da Di Mauro,
che tenta di scambiare con un compagno, non ci sono però giocatori della Juventina liberi. Intercetta Materazzo, cede a Moncado. Anticipo di Pausada, poi intervento a gamba tesa di Moncado, battuta la punizione. Buon incontro, manovra sulla sinistra, scambia con Satorini. Ferrigno, De Cento che si sgancia. Didio tenta di andare via di forza, un rimpallo però lo favorisce. Didio arrivato al limite dell'area, scusate, perde il momento favorevole e sfuma l'occasione, probabilmente tradito anche da un rimbalzo. Didio, occasione comunque favorevolissima per la Juventina alla mezz'ora esatta. Adesso c'è un buon lavoro di Guzzetti, raddoppio però su di lui Pausada, cede indietro a Cascino. Va via sul filo del fallo laterale di Mauro, ma la palla era uscita in precedenza. Dunque rimessa con le mani in favore della squadra granata. Moncado verso Guzzetti. Intervento falloso di Pausada. Calcio di punizione. Si libera di Stefano, salta un avversario ma si allunga troppo la palla che finisce oltre la linea di fondo. Sempre 0-0 il risultato e portieri che sono rimasti assolutamente inattivi, anche se finora la Juventina in 2-3 occasioni si è affacciata nell'area di Vaccaro, sbagliando però sempre la mira. Carnà alla meglio ancora su Docente. D'Agostino manovra palla, poi serve ancora Carnà che si libera sull'out sinistro. Zuppardo rinviene benissimo su Carnà, rileva la palla e serve ancora Docente. Sbaglia lo stop il numero 11 della Juventina. D'Agostino per Chico. Si sgancia Materazzo, poi serve benissimo ancora D'Agostino. Buon lavoro del numero 3 della Cireale. La palla stava giungendo a Guzzetti, ma l'arbitro fischia il calcio di punizione in favore della Cireale. Vediamo D'Agostino sulla palla. Zuppardo e Satorini in barriera. È Moncato comunque che sembra incaricato del tiro. Calcio direttamente in porta. Interviene però De Cento e poi Zuppardo che perfeziona il rinvio del compagno. Satorini per Di Mauro. Intervento falloso di Materazzo e calcio di punizione per la Juventina. È liberissimo sulla sinistra, infatti lo vede soltanto tardivamente Satorini. C'era buon incontro libero sulla sinistra dello schieramento d'attacco della Juventina. Deve retrocedere per recuperare palla il numero 8, poi la dà a Runza che lancia verso lo stesso Satorini, mette la palla a terra. Didio vince un rimpallo. Buon incontro per Satorini ancora. Anticipato
poi Barone prova ad andare via, c'è un fallo di mano di De Cento. Calcio di punizione in favore della Cireale, battuto è Chico che viene avanti, cede a Moncato, suggerimento verso Barone, esce Cascino e para. Riceve palla Di Mauro, la mette in fallo laterale, aveva protestato perché riteneva di aver subito un intervento falloso, di diverso avviso il parere dell'arbitro. D'Agostino scambia con Policardi, Carnà, Materazzo. D'Agostino intercetta però per un attimo Runza, poi vistosi scavalcato dal pallone calciato da Chico, commette fallo di mano, batte subito la punizione Chico in direzione di Stefano, scambia benissimo con Barone, Di Stefano va sull'out destra, lascia partire uno spiovente, Cascino esce in qualche modo e mette la palla in calcio d'angolo, secondo tiro dalla bandierina per la Cireale, nessuno ne ha battuto la Juventina, va avanti e serve benissimo Ferrigno, poi c'è un fallo subito da Di Dio, l'arbitro non interviene, è stato strattonato nettamente. E poi c'è una punizione in favore della Cireale. Di Dio protesta con l'arbitro. Manovra Chico che apre sulla destra per Materazzo che si è sganciato, suggerimento per Di Stefano, si libera di un avversario e palla che finisce oltre la linea di fondo ma interviene l'arbitro, vediamo cosa ha decretato, se il calcio d'angolo o il tiro di punizione in favore della Cireale, è un calcio di punizione per la squadra Granata. Va Chico a batterlo, Sadorini e Ferrigno in barriera. Respinge lo stesso Sadorini, poi c'è una rovesciata di Moncato che Cascino para senza alcuna difficoltà. Zuppardo sulla destra, un lungo corridoio si apre davanti a lui, Zuppardo cambia gioco. Intercetta però Di Stefano per Moncato che si libera bene di un avversario, di un secondo. Poi interviene l'arbitro fischiando un intervento in gioco pericoloso ai danni di Moncato. Chico, Materazzo, Guzzetti, si libera del suo diretto controllore, poi raddoppia Ferrigno, la palla ancora però dei giocatori della Cireale, è Di Stefano che lancia ancora in direzione di Galfano, mette la palla a terra Galfano, e c'è un intervento falloso fischiato, sia pure con qualche ritardo, dall'arbitro ai danni di Galfano che rimane a terra dolorante, è stato Runza a commettere il fallo.
è Chico che si incarica del tiro di punizione, spiovente in aria. Iddio allontana la palla, ma è ancora dalla parte opposta D'Agostino. Lo spiovente, Cascino esce e para sull'accorrere di Carnà. L'arbitro va a placare gli animi, ma come detto, partita fino a questo momento correttissima, che ha smentito tutte le preoccupazioni. Fallo di Didio su Policardi, calcio di punizione battuto. Barone serve Guzzetti in posizione di offside. Va a recuperare il pallone Cascino. E siamo giunti così quasi al 41esimo minuto del primo tempo e tacquino di questo incontro che non è certo ricco di notazioni e di spunti. Manovra Zuppardo, fermato da Matarazzo, poi rinviene Docente, che ha arretrato la sua posizione. Serve Decento, che si è sganciato in questo momento in avanti. Decento tenta la gran botta verso la porta di Vaccaro, respinto, poi c'è un cross, salta più alto di tutti Materazzo e rinvia, ma è sempre la Juventina. Ferrigno tocca per Decento. Satorini arriva a Barone, il contrasto vede Satorini toccare per ultimo la palla, fallo laterale per la Ciriale. Barone è fuori il lancio di Moncato, fallo laterale per la Juventina. Anticipo netto di D'Agostino, palla però ancora in fallo laterale. Satorini difende palla, poi subisce fallo il numero 8, buon incontro. Calcio di punizione per la Juventina. Gioco frammentario nella fase finale del primo tempo, con le due squadre che non riescono a crearsi dei varchi verso le porte avversarie. Subisce fallo questa volta Satorini, calcio di punizione ancora per la Juventina. Satorini sulla palla, Ferrigno poco più indietro, arriva anche Docente. In area è pronto Didio, la palla era verso Decento, poi c'è stato un rinvio non proprio precisissimo di Materazzo, ma la Ciriale riesce a venire fuori. Barone tiene palla, fa finire in fuorigioco Guzzetti, si accorge di questo e allarga allora dalla parte opposta dove c'è Chico. Contropiede però svanisce, Chico finisce a terra attaccato da Ferrigno, l'arbitro non interviene. Fallo laterale ancora, stavolta per la Cireale. Poco più di un minuto alla conclusione dei primi 45 minuti. 0-0 il risultato. Chico Di Stefano, sbagliato il passaggio, se ne si possesse la palla Zuppardo, scambia con Docente che gli restituisce la palla, va in fuga Zuppardo ma è in netto vantaggio su di lui Materazzo, che tocca indietro per Vaccaro.
Policardi scambia con Materazzo. Chico. Ancora Materazzo. Il fallo laterale è per l'Acireale. L'arbitro controlla il cronometro e fischia la fine dei primi 45 minuti. Dunque, al termine del primo tempo, Juventina ed Acireale sono ancora sullo 0-0. A risentirci adesso con il secondo tempo, con la cronaca dei secondi 45 minuti di una partita che, come sapremo, non potrà avere altre code. Se il risultato infatti dovesse mantenersi di parità, si andrebbe ai supplementari e quindi ai calci di rigore. Ferrigno lancia verso Iddio, non riesce a superare la guardia di Materazzo e Policardi. Nulla di fatto, rinvio di Vaccaro, mette bene la palla a terra Guzzetti, la cede a Barone, lo anticipa però in fallo laterale De Cento. Barone, buon incontro in ripiegamento, dà la palla verso Runza, fallo però di Guzzetti. C'è anche un tentativo di reazione di De Cento, interviene subito l'arbitro a evitare che la situazione degeneri. E si riprende con questo calcio di punizione per la Juventina. Runza, lungo rinvio verso Di Mauro, controlla la palla D'Agostino, la rovescia, ma quando la stessa è già uscita, ed è il primo calcio d'angolo in favore della Juventina. Anche il primo tiro dalla bandierina di questo secondo tempo. Batte lo stesso, batte Satorini, mette a terra Di Dio, però l'intervento è regolare secondo l'arbitro. Viene adesso in rapida progressione D'Agostino, c'era nettamente in fuorigioco Guzzetti, giusta la segnalazione del guardialine. Anzi, c'è un calcio di punizione fuori della Cireale per un fallo precedentemente subito dai giocatori acesi. Viene in avanti Chico, scambia con Di Stefano che tenta il tiro. La palla finisce però altissima. Nulla di fatto. Sei minuti di gioco nel secondo tempo, 0-0 il risultato. È Runza che come sempre si incarica della rimessa da fondo campo, salta Di Dio ma non raggiunge la palla, poi c'è un colpo di testa di Di Mauro, poi Policardi tocca indietro di testa. È Di Stefano che manovra a centrocampo, poi cede a Carnà. Carnà osserva lo schieramento dei compagni, nessuno si smarca. Pallone a servire Materazzo, sul quale entra in anticipo Runza. La palla però finisce fuori. Per la rimessa che viene effettuata adesso da Moncato,
verso Di Stefano. Chico, Barone, finisce a terra, ancora Chico che lancia in direzione di D'Agostino, però Zuppardo intercetta e mette la palla in fallo laterale. Sta premendo in questo momento la Cireale con un po' più di convinzione rispetto a quanto non abbia fatto nei primi 45 minuti. È D'Agostino che effettua la rimessa con le mani, l'arbitro fa rettificare la posizione. D'Agostino verso Policardi che non controlla, si impossessa per un attimo della palla. Docente, poi c'è un fallo di mano di Decento che era stato scavalcato dal pallone. Decento si è aiutato con l'esperienza in questo frangente per evitare di dare via libera a Barone. Punizione abbastanza favorevole per la Cireale. Chico è Moncato sulla palla, barriera che viene preparata con cura dalla formazione della Juventina. Batte infatti proprio Moncato, tocca la barriera ed è calcio d'angolo. Aveva tentato di scavalcare la barriera Moncato, palla però si è impennata. Batte Chico, salta Carnà, però la palla sfiorata dal difensore della Cireale non costituisce un pericolo per la porta di Cascino. Finisce a terra Guzzetti, la punizione è in favore della Juventina. Cascino. Rinvia verso Di Mauro. Fallo di Di Mauro. Battuta già la punizione dalla Cireale. Chico si libera di un avversario, poi lancia in direzione di Galfano. Tenta il cross, pausata, lo mette oltre il fondo. 4-1 il computo dei corner in favore della Cireale. E va a Chico per effettuare il tiro dalla bandierina. Tutto la Cireale nella metà campo della Juventina. Area affollatissima, parte adesso il corner, Carnà di testa, poi Decento allontana e tenta di partire in contropiede Di Mauro, anticipato però da D'Agostino. È pressante l'attacco della Cireale in questa fase iniziale del secondo tempo. Galfano si allunga troppo la palla che va sul fondo, una di fatto. Sta accelerando la Cireale per cercare di sbloccare il risultato, mentre sale adesso anche l'incitamento dei tifosi della Juventina. Batte Runza, lunghissimo il rinvio, c'è un intervento dell'arbitro, calcio di punizione in favore della Juventina. Non si sono ancora avveduti del fischio dell'arbitro, i giocatori, anzi l'arbitro non aveva fischiato, sono stato io a non accorgermene. Tutto regolare nonostante le proteste di Dio. E questo rinvio con i piedi di Vaccaro. Vince un paio di contrasti Moncato, finisce a terra e poi l'arbitro interviene in ritardo a fischiare questa punizione contro la Juventina.
e Barone sulla palla, poco più indietro Moncado. L'arbitro fa disporre la barriera alla giusta distanza. Barone toccherà verosimilmente per Moncado, protesta, ecco il tiro di Moncado di esterno e grande parata di Cascino. Dunque, 13° minuto del secondo tempo, occasione gol per la Cireale con questa punizione battuta benissimo d'esterno da Moncado su tocco di Barone, volato a deviare Cascino. Risultato che rimane di 0-0, ma è l'occasione in cui le due squadre sono andate più vicino al gol. Ma insiste ancora la formazione di Busetta in attacco. Moncado manovra sul filo del fallo di fondo campo, subisce ancora fallo, fischiata dall'arbitro questa nuova punizione per la formazione granata. Battuta, salta più alto di tutti De Cento, poi fischia l'arbitro, la punizione avrebbe probabilmente potuto concedere anche la regola del vantaggio, visto che del pallone si era impossessato di Dio. Runza tocca indietro a Cascino. Invio del portiere della Juventina. Ferrigno finta, lascia che tocchi pausata per Docente. Allarga il gioco, però è un tocco impreciso il suo. Barone mette la palla a terra, si libera di Runza, rinviene però il libero della formazione della Juventina. Poi è Barone a commettere fallo, calcio di punizione battuto. Ferrigno. Satorini scambia con Runza, anticipo su Di Dio, Barone. Interviene De Cento, ma è la Cireale ancora con questo lancio su Galfano che si precipita all'inseguimento del pallone, è troppo lunga però la parabola, nulla può, sbaglia il rinvio Cascino, sbaglia però anche lo stop Chico, avrebbe potuto approfittare di una situazione favorevole il numero 9 della Cireale. Sfuma tutto, Di Mauro, buon lavoro, subisce fallo, calcio di punizione per la Juventina. Buon incontro, scambia con Satorini, anticipato per un attimo da Di Stefano, poi ruba palla Di Stefano in maniera irregolare, dice l'arbitro. Siamo giunti al 16° minuto del secondo tempo, non è cambiato il punteggio di questo spareggio per la C2 fra la Juventina e la Cireale. Non raggiunge la palla Di Dio, però Docente fa un buon lavoro sulla destra, poi mette il pallone in fallo laterale. Galfano. Buon incontro, tenta di rovesciare al centro dell'area, tocca male. La palla però giunge ugualmente a Di Dio, che dà De Cento, si libera bene Satorini, cede a Di Mauro, era regolare la posizione di Di Mauro, rimbalzata però troppo alta la palla per il numero 7 della Juventina, sfuma così questa occasione, aveva trovato
un corridoio centrale, la Juventina si era ben smarcato anche Di Mauro. Nulla di fatto, 0-0. Di Stefano. Chico scambia con Galfano. È finita oltre il fondo. La palla messa in fallo laterale da Pausata, da Zuppardo, ed è il quinto tiro dalla bandierina per la Cireale. Battuto è Moncato, tenta il tiro, un raso terra che però viene intercettato dalla folla di giocatori che c'era nell'area della Juventina. D'Agostino riesce ad anticipare tutti, cede a Guzzetti, si libera di un avversario Guzzetti, lascia partire un tiro che non è un pallonetto, non è neanche un cross, è sulla porta sguarnita per l'uscita, la disperata di Cascino. Si vede il pallone che taglia l'intera area. Occasione gol dunque per la Cireale, che in questo secondo tempo si è già reso pericoloso un paio di volte. Guzzetti non è riuscito a mettere dentro la palla dopo essersi ben liberato in area. Sembra in difficoltà la Juventina in questa parte della gara. È Materazzo che lancia verso Moncado. Cascino può anticipare facilmente il giocatore avversario. Sadorini fischia l'arbitro ignorando ancora la regola del vantaggio. Chiede Sadorini spiegazioni al direttore di gara. Sta per essere battuta la punizione da Runza, che cede a De Cento, da questi a Docente. Scambia con Di Mauro, Docente si libera bene, arriva al limite dell'area, gran tiro, bella azione della Juventina con Docente che impegna Vaccaro dopo uno scambio con Di Mauro. Ma è subito la Cireale che si porta in avanti. Guzzetti entra in area, cross al centro, Barone posizione favorevole, esce Cascino, va a protestare Barone per un fallo che sostiene di aver subito. Nulla di fatto, è pericoloso ancora la Cireale e c'è un cambio. Entra con il numero 13, è pronto perlomeno a entrare Valentino, ed esce Carnà. Signorello, il nuovo entrato, nei numeri fornitici o perlomeno recuperati all'inizio gara, è Signorello. Non c'è più Carnà, dunque al suo posto Signorello.
calcio di punizione battuto da Satorini, si impossessa della palla, dominante, arriva al limite dell'area, viene messo giù, l'arbitro lascia correre. Ottima azione di Docente, che si era liberato in serpentina di un paio di avversari, giunto al limite dell'area, è stato messo giù. Tutto regolare per l'arbitro, che adesso interviene di nuovo per un fallo commesso dai giocatori della Juventina. Ferrigno commette ancora un fallo, battuta la punizione, l'arbitro però pretende che il gioco venga ripreso con la palla nella giusta posizione. Gioco che riprende D'Agostino, Guzzetti, Chico, anticipato in fallo laterale da Zuppardo. Chico al centro dell'area, Barone tocca, ma con una mano, dice l'arbitro, calcio di punizione in favore della Juventina. Siamo quasi al 25esimo minuto del secondo tempo, 0-0 il risultato. Vi ricordo ancora che qualora il punteggio non dovesse sbloccarsi si dovrebbe ricorrere a tempi supplementari, due tempi supplementari da 15 minuti, e in caso di ulteriore eventuale parità ci sarebbero i calci di rigore. Viene avanti ora la Juventina sulla fascia destra di Mauro, non controlla bene la palla, porta oltre la linea di fallo laterale, rimessa per la Cireale. Materazzo. Interviene Satorini, da Ferrigno, poi c'è una pallonata di Policardi che colpisce Ferrigno, pallonata probabilmente involontaria, aveva calciato via il pallone. Ferrigno è stato colpito in pieno volto, l'arbitro era a due passi. Viene soccorso Ferrigno. Runza la palla, pronto a battere il calcio di punizione, ha cercato un po' di refrigerio i giocatori della Juventina. Riprende adesso il gioco. Ecco Runza, tocca palla Satorini, Runza si sgancia, la prima volta nella partita che si sgancia in avanti, Runza cross, Policardi intercetta, Di Mauro sbaglia il tocco, però c'è questo lungo lancio in direzione di Barone, è sbilanciata in avanti la Juventina. Chico perde palla, Chico, Di Mauro riesce ad allungare la traiettoria della sfera, poi c'è un errore di Policardi, si precipita ad approfittarne, di Dio però non riesce a raggiungere la sfera prima dello stesso Policardi che la tocca indietro. Riparte comunque la Cireale con Galfano,
ottima azione di Galfano che salta come i birilli un paio di avversari, giunge sul fondo, crossa ed è Zuppardo che mette la palla in calcio d'angolo. ...17 minuti al termine dei 90 regolamentari, 0-0 il punteggio, calcio d'angolo per la Cireale, battuto. Saltano in tre, si ostacolano un po' tutti a vicenda, Cascino blocca e rinvia. C'è una corsa di docente, il nuovo entrato Signorello riesce con qualche affanno a servire la palla di testa a Vaccaro, per poco non si faceva sorprendere la Cireale da questo rinvio. E prova adesso una nuova iniziativa offensiva con Guzzetti, braccato da Pausata, poi Guzzetti dà la palla a Chico che tira in porta ed è autorete. È Runza che tocca nella propria porta un pallone che comunque era destinato ad entrare. Acireale 1 Juventina 0, l'autorete di Runza che si dispera. Grande entusiasmo sugli spalti e rissa che si accende in campo, si pigliano i giocatori da una parte e dall'altra, gran confusione, interviene l'arbitro, vediamo cosa succede. Si accendono gli animi e c'è a terra un giocatore della Cireale, Capannelli, da una parte e dall'altra. Sta degenerando un incontro che finora era stato correttissimo. L'arbitro perde decisamente il controllo di questa partita, mentre i giocatori si spintonano da una parte e dall'altra. Lui allontana Signorello. ...1-0 per la Cireale alla mezz'ora del secondo tempo, autogol di Runza su tiro di Chico. Viene ripreso in questo momento o sta per essere ripreso, l'arbitro avrebbe anche potuto prendere qualche provvedimento. Ferrigno si riprende a giocare, la Juventina deve recuperare un gol, calcio di punizione per fallo su docente, l'arbitro chiama Signorello e lo ammonisce. Al 31esimo e c'è un giocatore della Juventina a terra, il guardialine richiama l'attenzione dell'arbitro, i giocatori della Cireale vanno a far capannello attorno al guardialine, c'è a terra Di Dio e vediamo cosa succederà, se l'arbitro si fa sfuggire di mano questa partita, la situazione rischia di complicarsi. L'arbitro si dirige ed espelle il numero 6, Materazzo, mi pare di aver visto. Materazzo va a protestare con il guardialine,
capannello attorno al collaboratore dell'arbitro, e a terra ancora Di Dio. Dovrebbe essere proprio il numero 6 Materazzo a raggiungere gli spogliatoi. Vediamo adesso situazione di grande confusione in campo. Non si capisce più chi deve stare o chi non deve stare sul terreno del gioco. Ecco il numero 6 Materazzo che esce, anche Di Dio è stato espulso, doppia espulsione. Dunque, al 33esimo espulsi Materazzo e Di Dio. Cominciano a piovere anche oggetti in campo. È pronto ad entrare con il numero 14 dominante. Vediamo al posto di chi. Difficile adesso riuscire a capire cosa succede. Ecco, è che esce Ferrigno al suo posto dominante. E c'è un calcio di punizione che verosimilmente dovrà essere battuto dalla Juventina. L'arbitro però porta il pallone nella zona dove è avvenuto il primo fallo, al momento dell'ammonizione di Signorello, prima che scoppiasse rissa fra i giocatori della Juventina e della Cireale. Punizione battuta, Docente tiene palla, viene messo a terra da Guzzetti, animi incandescenti, battuta la punizione, palla al centro dell'area, viene allontanata in qualche modo dai giocatori della Cirale, c'è uno spiovente, poi tocca Di Stefano con la testa, con le mani sostengono i giocatori della Juventina, il gioco continua. Fallo laterale per la squadra di Gela. Sbaglia il tocco Docente, parte in contropiede la Cireale con Barone. Ripiegano precipitosamente i giocatori della Juventina, Barone tenta di fare tutto da solo, pausata, lo contrasta e mette la palla in fallo laterale. Nove minuti alla fine della partita, ma ci sarà sicuramente da recuperare. Barone tenta di difendere la palla, poi gli viene tolta, va via sulla linea del fallo laterale Zuppardo, mette la palla in out Chico. Decento. Satorini tenta di servire Docente, intercettato, poi D'Agostino che spazza verso Guzzetti in nettissima posizione di fuorigioco, l'arbitro non fischia e poi interviene mentre Decento va a protestare con il guardialine, l'arbitro fischia la posizione di fuorigioco senza che il suo collaboratore avesse sbandierato, era in effetti nettissima la posizione irregolare di Guzzetti, almeno un paio di metri oltre i difensori della Juventina. Incredibile quello che sta succedendo in campo.
Di Stefano tocca indietro a Vaccaro, molto nervosismo sugli spalti. Zuppardo lotta con Barone alla meglio, vince un contrasto, lancia in direzione dei compagni, poi c'è un fallo su De Cento, Guzzetti si getta a terra. L'arbitro lo invita a non fare scena. Battuta la punizione, l'arbitro ferma il gioco, doveva ecco che ha in mano il taccuino per poter annotare l'ingresso in campo del numero 15, Scherra, al posto di Buonincontro probabilmente. No, numero 8 è in campo, ora vedremo di capire al posto di chi è entrato. Allora, dovrebbe essere entrato al posto di Runza il numero 15, Scherra, al 38esimo del secondo tempo. Calcio di punizione intanto in favore della Juventina, palla che spiove in area, salta più alto di tutti Di Stefano, esce Signorello, c'è un ottimo lavoro di Docente che di tacco tocca a Satorini, Buonincontro, Di Mauro per Runza, no, Runza è in campo, c'è un tiro che viene deviato in calcio d'angolo, Runza dunque in campo, vedremo di dirvi al posto di chi è entrato Scherra. Ecco Di Mauro che batte il tiro dalla bandierina, palla che spiove in area, grappolo di giocatori, c'è un tiro di Buonincontro intercettato, c'è addirittura Cascino a centrocampo che dà la palla a Scherra, Di Mauro verso Runza che dà a Vaccaro. Posizione irregolare di tre giocatori della Cireale. Calcio di punizione, mancano tre minuti per le residue speranze della Juventina, intanto c'è anche una sostituzione nelle file della Cireale, entra con il numero 16, Amato. Non è uscito nessuno, sono 11 in questo momento i giocatori in campo per la Cireale, indubbiamente l'arbitro non se ne avvede, adesso è Barone che lentamente, guadagnando qualche minuto, calcio di punizione comunque per la Juventina. Satorini tocca di testa, dominante, nulla di fatto. La Cireale
tenta di venire fuori, ma è sempre la Juventina che si proietta in avanti con De Cento al limite dell'area, da Di Mauro sulla destra, tenta un dribbling, viene messo giù da Moncado, calcio di punizione per la Juventina. È Satorini che si incarica del tiro di punizione. Da a Di Mauro, palla in area, c'è un tiro di Buonincontro che fallisce clamorosamente, la più ghiotta delle occasioni, solo in mezzo all'area senza avversari che lo pressassero, ha tirato di sinistro. Batte adesso la rimessa da fondo campo la Cireale. Vaccaro rinvia. Posizione irregolare di Amato, calcio di punizione per la Juventina, battuto. Pausata. Di Mauro. Chico si impossessa della palla, la perde, non è fallo, si continua a giocare. Tempo virtualmente scaduto, ci sarà comunque da recuperare qualcosa. 45esimo, Amato mette giù la palla, la mantiene in campo, tenta di liberarsi di Satorini, non ci riesce, poi viene in suo aiuto Moncado. Tiene saggiamente palla Moncado anziché affondare. Da D'Agostino ancora Amato, cede a Moncado, si scontra con Buonincontro, tutto regolare, Buonincontro esce fuori, palla al piede da De Cento. De Cento non trova compagni liberi, perde anzi il pallone, poi Guzzetti ruba palla solo davanti al portiere, entra e sbaglia clamorosamente il raddoppio, clamoroso errore di Guzzetti che doveva avere superato anche Cascino, a porta sguarnita ha tirato fuori. La Cireale ha sfiorato il raddoppio con Guzzetti, incredibile errore. E intanto viene messo a terra al limite dell'area, batte a sorpresa la Juventina, perde palla Runza e spreca per precipitazione la Juventina questa occasione per pareggiare, finisce in questo momento 1-0 per la Cireale, finisce l'incontro, grande entusiasmo dei tifosi acesi, delusione dei giocatori e dei tifosi della Juventina. La Cireale dunque batte Juventina nello spareggio per la C2, 1-0 con autogol di Runza al 29esimo del secondo tempo. L'applauso che sentite è dei tifosi della Juventina per i propri beniamini. Vi ricordo ancora che sono stati espulsi per reciproche scorrettezze Matarazzo e Didio. Grande festa dei giocatori della Cireale che vanno a donare pallone e magliette ai propri supporter. Il campionato interregionale si conclude così dopo una coda lunghissima di polemiche e dà il suo verdetto. La Cireale è promosso in C2, la Juventina invece rimane nel campionato interregionale. Grazie per averci seguito finora. Da Enrico Escher un buon proseguo di trasmissione.